Ciao a tutti, mi chiamo Carmencita Tonellini, sono presidente dell'Instituto Quatro Elementos, uma ONG brasiliana que se ocupa de projetos ambientais pelo desenvolvimento sostenível. A luglio di quest'anno ho conseguito il dottorato in ingegneria ambientale presso l'Università di Brescia. Durante il mio percorso, iniziato nel 2017, ho avviato il progetto Wash nelle scuole in 12 scuole pubbliche della città di Anápolis, in Brasile, con l'obiettivo di valutare la gestione dell'acqua, dei rifiuti e dei servizi igienici sanitari e implementare buone pratiche di gestione. Progetto che Acque Bresciane supporta da circa un anno. WASH è l'acronimo inglese di Water Sanitation and Hygiene. Il progetto WASH nelle scuole ha coinvolto 4.624 studenti e 258 docenti, con il miglioramento degli impianti di approvvigionamento idrico, rendendoli efficaci e sicuri, e il miglioramento dei servizi igienici che soddisfano le esigenze dei bambini disabili e di bassa statura. Il progetto include anche il miglioramento di competenze di gestione come l'educazione ambientale e la formazione dei dirigenti scolastici, docenti e staff, per fornire un ambiente di apprendimento adeguato e sicuro ai bambini. Quando abbiamo iniziato il progetto, il 58% delle scuole presentava l'acqua contaminata da Escherichia coli. A fine progetto, nel 2020, dopo l'implementazione di buone pratiche WASH, insieme ai partner del progetto come la Fondazione SIPEC, il CETAMB, l'Istituto Quattro Elementi e il Comune di Anápolis, il 100% delle scuole presentava acqua senza contaminazione biologica. Per la nostra fortuna, il progetto è stato adottato da Acque Bresciane, che, sensibile alla problematica, da inizio anno sta patrocinando, insieme alla Fondazione SIPEC, la diffusione del progetto in altre 36 scuole di Anápolis, fino al 2023. In questo periodo, stiamo visitando le scuole e campionando acqua per le analisi microbiologiche. Abbiamo realizzato 2 giorni di corsi di formazione sul recupero di una sorgente, perché entro il 2023 saranno piantate 1.500 alberi, grazie anche a voi. Inoltre, stiamo elaborando la sceneggiatura di 3 fumetti, acqua, rifiuti e igiene, per realizzare l'educazione ambientale nelle scuole e stiamo organizzando il materiale per il corso di formazione, che sarà realizzato a gennaio 2022, per tutti i docenti e i dirigenti scolastici delle scuole comunali di Anápolis. A nome dell'Istituto Quattro Elementos e di tutti i partner del progetto WASH, ringrazio Acque Bresciane per aver abbracciato la nostra causa e per aiutarci a fare la differenza in più di 15.000 bambini. Il vostro sostegno incoraggia il nostro impegno continuo a migliorare l'accesso all'acqua potabile di qualità e ai servizi igienico-sanitari nelle scuole di Anápolis, come parte dei diritti umani fondamentali. Vi terrò aggiornati. Grazie di cuore.